Allora, io mi chiamo Alessandro Lanteri, sono stato invitato al primo workshop Image per parlare delle Ecolimpiadi. Le Ecolimpiadi sono una manifestazione di sport amatoriale all'aria aperta che si è svolta il 14 e 15 maggio 2011 nel territorio del Monferrato Casalese, quindi vicino alla città di Casale Monferrato, ed è una manifestazione che si basa su quattro gare sportive di corsa, mountain bike, equitazione e canoa. Queste sono quattro discipline atletiche, ma sono soprattutto quattro mezzi di trasporto a impatto ambientale molto ridotto e che sono anche dei mezzi per esplorare il territorio da una prospettiva del tutto nuova. L'organizzazione delle gare e della manifestazione sportiva sono state estremamente complesse, ma quello che è stato ancora più difficile per noi è stato tutto l'aspetto eco delle Ecolimpiadi. Intanto perché i nostri sponsor, i nostri fornitori, gli atleti stessi e tutto il pubblico non sapevano esattamente che cosa aspettarsi, e pur avendo, secondo me, intuito il potenziale della manifestazione e pur avendo aderito con entusiasmo alla manifestazione, non sempre si sono dimostrati all'altezza di quello che noi ci aspettavamo da loro. Nel senso che alcuni sponsor ci hanno portato prodotti forse poco attenti ad alcuni aspetti dell'ambiente, alcuni fornitori non ci hanno saputo sostenere nell'utilizzo di materiali ecosostenibili, gli atleti non hanno forse capito il messaggio di bere alla fontana anziché usare le bottiglie di plastica, e anche i visitatori che sono venuti hanno così partecipato all'aspetto sportivo della giornata, ma meno a quello ambientale. Io dico queste cose non tanto per arroganza o per polemica, ma devo dire queste difficoltà riflettono anche il fatto che anche gli organizzatori forse non erano del tutto preparati alla complessità di un evento di questo tipo. E quindi per noi è stato importantissimo innanzitutto riuscire a completarlo per la prima volta e a capire quali sono gli aspetti difficili e le criticità. E iniziare una riflessione con tutti questi interlocutori che ho citato prima, quindi gli sponsor, i fornitori, gli atleti e il pubblico, per fare un percorso insieme di miglioramento, perché le Ecolimpiadi 2012 siano più eco di quelle 2011 e siano un percorso di crescita e di affinamento, sia del format che del modo di goderlo e di partecipare a questa iniziativa. Per cui parlarne oggi in questo workshop con degli altri interlocutori e con un pubblico estremamente preparato e competente è stata per me un'occasione, direi, utilissima di riflessione, di autocritica e anche di input per il futuro e di come migliorare.